Mister Marco Coppa, vigilia di partita contro il Canicattì, avversario già affrontato e superato ai calci di rigore in Coppa Italia. Domenica in campionato sarà tutta un'altra partita. Assolutamente sì, credo che domani affronteremo una partita diversa rispetto a quella della Coppa Italia. Sarà una partita diversa probabilmente anche per intensità, sarà una partita diversa per mentalità anche da parte loro, perché poi loro sono una squadra che ha come mentalità una mentalità importante, conoscendo anche il loro mister, per cui domani sarà un impegno veramente difficile da prendere con le pinze e noi dobbiamo essere veramente bravi. Quanto vale, quanto è importante la posta in palio, soprattutto per l'Akragas dopo la sconfitta sul campo del Real Casalnuovo? Tanto perché noi cerchiamo quella continuità che avevamo prima di Real Casalnuovo, vogliamo ricominciare a fare quel tipo di prestazione prima dell'ultima partita, perché stavamo crescendo, era un continuo crescendo in termini di prestazione, in termini di mentalità, e vorremmo riprendere per quel percorso. Arrivate al derby con quante motivazioni, quanta voglia di fare bene, quanta voglia di portare a casa l'intera posta in palio? No, tanta, anche perché veniamo da due sconfitte, per cui sicuramente le motivazioni non mancano, a prescindere dal fatto che si tratti di un derby, e questo è importante pure, però non mancano soprattutto perché noi vogliamo riprendere, lo ripeto, vogliamo riprendere un percorso che era un bel percorso, e poi perché abbiamo anche bisogno di punti. Come sta la tua Akragas? Sta bene, nonostante ci sia stata un po' di amarezza e di delusione per l'ultima sconfitta, perché non siamo stati quelli delle altre volte, però è una motivazione in più per cercare invece di tornare ad essere quelli di prima. In settimana ha parlato il patron Giuseppe Deni e tra le tante cose ha espresso parole di elogio nei tuoi confronti, nei confronti della squadra per l'andamento in campionato e per l'andamento anche in Coppa Italia. Quanto sei contento di queste parole del presidente? Ma io sono assolutamente, devo essere per forza contento, appunto perché le parole arrivano dal presidente, per cui sono contentissimo. So anche che c'è stima da parte un po' di tutta la società, c'è stima anche da parte della gente, dei tifosi. Questi ragazzi se la sono conquistata, piano piano, questa fiducia, questa stima. Adesso dobbiamo tentare di mantenerla, di confermarla, perché come al solito nella vita poi la parte più difficile è quella di cercare di mantenersi a certi livelli, no? Per cui assolutamente sono felice, anche perché è un percorso che hanno meritato, secondo me, questi ragazzi. Il patron Deni ha ribadito ancora una volta che l'obiettivo è la salvezza. Sì, è vero, il primo obiettivo è quello e noi dobbiamo guardare a quello. Poi subito dopo parliamo tanto anche con i ragazzi vengono in conferenza, so che li ascolto ogni tanto e so che vorrebbero anche tentare di fare qualcosa in più, e poi sta nelle loro corde, sta nelle loro possibilità, per cui perché no non pensare a fare qualcosa di più. Il sorteggio di Coppa Italia, ancora la sfida contro la corazzata Trapani. Sarà una partita difficile, perché stiamo giocando contro il Trapani, che è la squadra più importante di questo campionato. Però saremo pronti come siamo stati pronti nella partita di campionato. E poi è bello essere arrivati a questo punto della Coppa Italia, perché superare 3 turni adesso, perché non pensare di continuare a giocarsela?